Tornato da Chisinau, come si chiama adesso col nuovo nome la capitale della Moldavia, mi sembra da poco, vero? Sì, in lingua moldava o rumena è Chisinau, Sì, in lingua russa è Kishinev. esatto, come si è sempre chiamato una volta. Allora, la mia domanda è, rispetto ai 15 mesi fa, perché ormai sono 15 mesi e è cominciata la guerra, com'è cambiata la vita in Moldavia e a Chisinau in particolare? Ma camminando in giro non si vede tanta differenza, ma parlando con le persone la differenza è tanta, e tanta sono molto scontenti perché io nella famiglia di mia moglie, ad esempio, la luce prima pagava luce e gas, pagava poco perché l'economia moldava è diversa da quella italiana, 200 euro al mese, adesso sta pagando 800 euro al mese per luce e gas. E questa è una situazione non solo nella famiglia di mia moglie con mia figlia, ma di tante, tante persone, tante. Ma questo crea problemi sociali enormi. E penso di sì, infatti dicevo, ma come fa la gente? E ha detto parecchi si sono rassegnati quando hanno bisogno magari di cure mediche, ci rinunciano, vanno il fatalismo al destino, sarà quello che Dio vorrà. E non si fanno neanche curare perché là l'assistenza medica non è come qua da noi, è a pagamento. Ci hanno solo pagando 250 euro all'anno, ci hanno solo la visita gratuita del medico, ma tutte le medicine se le devono pagare. E gli staccano la luce, il gas, e quello quindi è l'ultima cosa che loro rinunciano, e rinunciano più alle medicine, alla salute che a queste altre cose, perché altrimenti ti staccano la luce dentro casa. Ho capito. Io l'ultima volta che ero stato là a settembre, continuamente vedevo per diversi giorni delle manifestazioni di masse di persone, ma tante, davanti al Parlamento che facevano degli slogan contro la presidentessa, eccetera, e però è durato un 10-15 giorni e basta. No, non è successo niente, non è successo niente. Un'altra cosa che mi ha meravigliato, non so perché, nell'aeroporto di Chisinau hanno costruito un grosso parcheggio con dei piani sotterranei dove ci sono solo macchine ucraine, con la targa ucraina. E mi hanno detto che Odessa, ad esempio, era in passato, aveva un forte collegamento con Chisinau, famiglie che si conoscevano, eccetera. E parecchi da Odessa sono emigrati là. E la macchina la tengono all'aeroporto, non ho capito perché. E nessuno me l'ha saputo spiegare perché è pieno di macchine questo aeroporto, nei parcheggi sotterranei. E altra volta, strano, che ho visto, che non avevo mai visto tutte le volte che vado in Moldavia, una targa speciale di una macchina. Dico, ma che targa è quella? Ho detto al tassista che mi portava. Ha detto, quella è la targa di Tiraspol, della Transnistria. E ne ho viste tre di queste macchine con questa targa, cosa che non avevo mai visto in passato io, queste targhe di Tiraspol, della Transnistria, mai viste. L'ho viste, macchine vecchie, proprio antiche, eccetera, però è così, questo è quello che io ho visto. La gente ha rinunciato a fare azioni forti perché vede che non produce niente. Senti, e sotto il profilo alimentare ci sono problemi di approvvigionamento? No, no, perché anche lì mi sono chiesto, ma perché vado nel supermercato e trovo prodotti? Faccio un esempio, l'olio di oliva che da noi costa, prima costava 4 euro e mezzo, quello più economico, adesso è arrivato a 6-7 euro. Là lo stesso olio, la stessa marca italiana, costa 22-23 euro, quello che da noi costa 6-7 euro nei supermercati. La pasta Barilla, che da noi costa 60-70 centesimi, quelle confezioni 80 di mezzo chilo, e là costa 2 euro, 2 euro, 2 euro e mezzo. Scusa, ma questo è cambiato dopo la guerra o no? Sì. No, no, questo è i beni di consumo nei supermercati sono come prima. Però costano più che da noi, lo stesso prodotto da noi costa 10, là costa 30, 20 o 30. Ho capito. C'è E quindi un'altra la cosa. gente dice, io però sono dietro mia moglie,
Ad esempio, cosa che non era mai successa in passato, gli ho portato 2 litri di olio d'oliva ed è stata contentissima perché lei non si poteva più permettere di comprare l'olio d'oliva che costava troppo. Quindi c'è nei supermercati questi beni, ma molti ci rinunciano. Che non ci sono, certo. E l'idea della gente in questa guerra che hanno veramente dietro l'angolo sono filo russi, filo ucraini o filo nessuno? Allora, secondo quello che io ho in famiglia, mia moglie che è filo russa e mia figlia che è filo ucraina. Quindi, a parte si cerca di evitare di parlare perché poi si va in contestazioni, in escandescenze, eccetera, ma c'è una situazione abbastanza equidistante perché ho mia figlia e mia moglie che sono lati opposti. I filo russi sono aumentati. Quando è iniziata l'operazione, diciamo che era un 70% filo ucraini e 30% filo russi. Adesso si è invertita la situazione, anche perché questo aumento dei gas, della luce, e dipende dal fatto che Mosca, così ho saputo là e non so quante fondamento veritiero c'ha, non lo so, ha diminuito le esportazioni di gas alla Moldavia. La diminuite perché dice che la Moldavia si è avvicinata troppo all'Unione Europea, vuole entrare e che poi secondo me non alza il prezzo, certo, capisco. E quindi la gente poi per forza diventa filo ucraina, se così, perché pensa che i suoi problemi economici forti dipendono dal fatto, esattamente. Ma secondo te, al di là di questo discorso economico, veramente pensano, secondo te il Moldavo pensa che si possa arrivare alla pace in tempi accettabili o no? Questo non te lo so dire, perché senti quelli di etnia moldavia la vedono in un modo, quelli di etnia russa in un altro, e non sai mai chi ha più ragione, no? Ma la sensazione della guerra vicina si sente o non si sente? Sì, si sente, perché io ci ho parlato con mia figlia, dice: se scoppiasse qualcosa, papà, vengo là da te. Dico: certo che vieni da me, ci puoi venire anche adesso, ma adesso preferisce stare là, c'ha degli impegni di lavoro, eccetera. Okay. E quindi la sentono questa paura, ma per adesso diciamo che è a livello di paura, non di elementi concreti, ecco. Perfetto, l'ultima cosa, Silvano, e poi ti ringrazio per questa chiacchierata che ci porta proprio un odore di quello che è questa zona. Abbiamo parlato di cibo, di te. Credo ci sia un altro problema molto serio d'inverno, che sia il riscaldamento. Il discorso del riscaldamento com'è? Il riscaldamento, c'è delle famiglie che non lo usano, gliel'hanno chiuso perché non pagano la bolletta. Ma fa un freddo cane se glielo chiudono. Coperte su coperte, e poi magari fanno dei sacrifici, pagano una bolletta che la riattiva e così vanno avanti per un mese. Il mese dopo non la ripagano, lo ferma, e quindi stanno un mese con riscaldamento, un mese no. Okay. Adesso poi andando avanti la temperatura sarà migliore, e quindi per 6-7 mesi stanno a posto, che non lo consumano più perché è caldo. Va bene, d'accordo. Grazie Silvano. Allora, l'augurio di tutti noi che questa situazione si risolva, anche perché mi sembra di capire che al di là di tutto, al di là delle bombe che cadono al di là della frontiera, c'è una bomba innescata sociale che veramente... Sì, questo veramente non... Io ho paura di quello che può succedere. Fino adesso non è scoppiata. Ho mandato l'altro giorno un video di come ha mandato la dimostrazione. Quello era per la festa del... vittoria sul nazismo, era pieno di gente. Beh, questo è il video che stiamo mandando mentre stiamo parlando noi, molto bello, sì. Tra l'altro, va bene, ti ringrazio e l'augurio è che la prossima volta che ci sentiamo, parlando con te, reduci da Chisinau, che sia, la situazione sia migliore o magari si arrivi alla pace. Grazie Silvano, buonasera. Grazie a voi, buona serata, ciao.